dopo l'infortunio di Bortoli che è successo ieri, 10 minuti della fine, la sua mancanza, poi Giacomo Corvatin e Nicola Fadanelli veramente oggi non avevano più benzina che normale. E niente, ragazzi, posso dire che hanno provato, hanno cercato all'inizio di mettersi in moto, provare a motivarsi, ma non avevano ma neanche per fare 5 minuti, ecco. Ieri avevamo avuto la chance per portare il risultato a casa, ci è mancato poco, qualche errore di troppo da 6 minuti, come avevo detto ieri. Abbiamo sprecato ieri, oggi era veramente difficile sperare in un'impresa. Poi abbiamo giocato contro la squadra che corre di più in questo torneo, e ha dei giocatori che giocano in Bundesliga, poi fisicamente sono un altro livello a confronto di noi. Possiamo affrontarli freschi come abbiamo fatto la seconda partita del girone, e lì abbiamo preso, per dire, 26 gol, oggi ne abbiamo presi 44, che dice tutto. Tirando invece una linea alla fine del torneo, confermiamo innanzitutto il piazzamento dell'anno scorso, perché cioè, eravamo arrivati dodicesimi e anche quest'anno chiudiamo in dodicesima posizione, e in più, soprattutto queste ultime due partite, ma un po' poi in generale in tutto il torneo, anche l'apporto dei ragazzi più giovani, quelli dell'Under 18, è stato pian piano sempre crescente. Sì, hanno preso fiducia, come il torneo andava nei propri mezzi, come andava avanti, ci è data una grande mano. E comunque penso che il dodicesimo posto è un gran risultato, abbiamo lasciato dietro di noi nazionali come Polonia, Croazia, Norvegia, Montenegro. Visto il movimento loro e il movimento che c'è in Italia, penso che è un grande risultato. Poi rimane sempre il rammarico non aver fatto quel passettino in più, però questo è un passettino che comunque si può ancora compiere con le qualificazioni che si giocheranno a gennaio. Ma sì, sicuramente sono tutte squadre che sono alla nostra portata. Abbiamo adesso anche i ragazzi, visto abbiamo ragazzi giovani che ci possono dare una mano, perciò più rotazione, e non vedo problemi per quanto riguarda le qualificazioni a gennaio.